Quanto al reddito di cittadinanza, vorrei chiarire che qui non vuole fare nessuno assistenzialismo a buon mercato, però attenzione, non colpevolizziamo chi si trova anche temporaneamente in momenti di difficoltà e non riesce ad avere di che sopravvivere. Difende a spada tratta uno dei provvedimenti bandiera del suo partito, il presidente Giuseppe Conte, ospite ieri sera al Festival Progressista delle Fornaci Rosse, unica sua tappa in Veneto. Il Movimento 5 Stelle ribadisce la sua ricetta e il suo operato locale anche in prospettiva dell'autonomia, qui fortemente voluta. L'urgenza è assolutamente recuperare gli extra profitti dalle aziende energetiche, da quelle assicurative, da quelle farmaceutiche e questi extra profitti spalmarli a famiglie e imprese per risparmiare sulle bollette del gas. Prima cosa assolutamente da fare. Ma Vicenza è anche nota per altre battaglie, no? Beh, la mia battaglia principale è quella sui FAS. Ricordo che me ne occupo dal 2013 e grazie anche al mio lavoro, che è stato poderoso, abbiamo mandato a processo la Miteni. Adesso c'è da completare il cerchio, chiuderlo, bonificando completamente quello che c'è sotto la Miteni. Per quanto riguarda l'autonomia, noi abbiamo fatto di tutto ovviamente per portare avanti, anche per accogliere quella che è una legittima istanza qui dei cittadini veneti e non solo, anche dei cittadini dell'Emilia Romagna, della Lombardia e di altre, anche di regioni del sud. Poi c'è stato il Conte 1, eravamo anche a buon punto, poi c'è stata l'interruzione di quell'esperienza per il papete di Salvini. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, siamo pronti a dare una risposta ai territori che chiedono maggiori competenze regionali, ma è importante farlo in un quadro di coesione sociale, di coesione nazionale, perché non possiamo ovviamente permettere che si acuisca ancora di più il divario tra nord e sud.